Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Intanto la prima notizia è che abbiamo cominciato ad indossare i cappotti, quindi è arrivato il freddo, ma che non ha rovinato questa splendida idea, quella di portare Treviso tra la terra e il cielo, lanciare questa manifestazione che ha molti significati, vicepresidente Manzato. Sì. È una manifestazione di livello regionale, perché tutte le eccellenze della regione Veneto si possono riconoscere in ogni piazza di Treviso, quindi tutte le eccellenze, che vuol dire grandi destinazioni, vuol dire le Dolomiti, vuol dire le città d'arte, vuol dire il nostro lago, il lago di Garda, tutto ciò che fa numeri anche in termini turistici, oltre 60 milioni di presenze all'anno, 12 miliardi di volume d'affari. Oltre a tutto questo c'è anche la cultura, perché le ville venete fanno da padrone, e l'enogastronomia, i nostri prodotti tipici, tutti di altissima qualità, e sono i prodotti che entreranno nella storia, perché cercheremo di imporli anche nella grande distribuzione, non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Il Veneto è anche reduce da un viaggio negli Stati Uniti a fare promozione. Com'è andata? Molto bene, abbiamo fatto stand da 800 metri quadri in stazione centrale di New York, oltre 12.000 persone al giorno dentro gli stand, quindi hanno visitato il Veneto esattamente come lo si vede oggi a Treviso, anche a New York. Abbiamo molti contatti con i grossisti, gli importatori, per esempio dell'agroalimentare. Questo ci fa ben sperare, perché vuol dire che viene apprezzato il prodotto veneto. Lo faremo in maniera organica attraverso degli accordi che stringeremo nei prossimi mesi. E per questa manifestazione che parla di Veneto Unito, che si propone per creare ovviamente un influsso, una promozione per sviluppare il turismo nella nostra regione, avete scelto di andare controcorrente, non una velina ma una madrina del tutto particolare. Sì, io credo che sia Anna Maria, è una signora di 98 anni e che 2 anni fa ha scritto un suo libro, e dà anche delle indicazioni. Prima sentivo una sua intervista, diceva che le caratteristiche principali della volersi bene, per i giovani quella la caratteristica di viaggiare e anche di studiare, quindi sa bene, ha le idee molto lucide e sa anche dare indicazioni non solamente per quelli della propria età ma anche per i giovani. E questa madrina andremo ad intervistarla, quindi rimanete con noi. Io ringrazio il vicepresidente Manzato, grazie, ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e poi ancora da Piazza dei Signori a Treviso. L'Assemblea Provinciale di CNA dal titolo Vincere la sfida del futuro, oltre ad aver confermato a pieni voti la presidenza provinciale di Alessandro Conte, è stata l'occasione per approfondire varie tematiche particolarmente care al mondo dell'impresa. E nella ricerca di risposte alla crisi che sovrasta l'economia nazionale, le imprenditrici venete hanno voluto far sentire la propria voce. Se è vero che la crisi si combatte con la creatività, Katia Olivetto, presidente di CNA Imprenditoria Femminile Montebelluna, è pronta a scommettere sulle colleghe imprenditrici. La donna è innovazione, apre attività, si adatta al momento, sviluppa e anche fa la conversione del proprio lavoro se vede che al momento non funziona. A sostenere l'importanza di dare nuova forza alle donne nel settore economico anche Alessia Zaninello, vicepresidente nazionale di CNA, che ai nostri microfoni sottolinea. Il nostro gruppo ha avuto modo di svilupparsi, è territorialmente sviluppato, in Veneto ci sono costituiti tutti i comitati per l'imprenditoria femminile e di conseguenza le disparità ci sono al di fuori. Ad esempio nell'accesso al credito la donna è ancora molto penalizzata. Purtroppo noi donne paghiamo il credito in un modo completamente diverso, anche se diamo dimostranza nei vari parametri di essere affidabili, però anche il costo per noi del denaro è leggermente maggiore e non si capisce bene, in quanto l'impresa non ha né sesso né femminile né maschile, è comunque un'impresa. Ad avvalorare questa ingiustificata disparità di trattamento, una recente ricerca di CNA. Abbiamo fatto una raccolta di dati per cui dice che le donne che accedono al credito, la banca gli chiede sempre l'apporto del marito oppure dei beni, dei capitali, e nel momento in cui gli danno il credito chiedono sempre un 0,3% in più. C'è quindi bisogno di una maggiore presenza delle donne nei luoghi
quindi decisionali. Anche in questa direzione si muoveranno le donne di CNA. Parola di Ilaria Pimpinella, vicepresidente provinciale di CNA Impresa Donna. Il nostro obiettivo principale per quest'anno e per l'anno prossimo sarà quello di costituire un tavolo a livello provinciale di dialogo con altre associazioni femminili e non, per poi rapportarci con le istituzioni e portare avanti degli obiettivi comuni. E intanto a livello regionale si sta lavorando al prossimo bando a fondo perduto a favore delle neoimprese, in particolare a quelle femminili. Un bando nato dal lavoro di squadra delle associazioni di categoria con l'assessorato regionale alle pari opportunità. Taglio del nastro speciale nella marca trevigiana per il primo supermercato Natura Sì, il supermercato della natura con oltre 4.000 prodotti biologici. Natura Sì ha aperto ai confini tra Villorba e Visnadello per la soddisfazione del primo cittadino villorbese Liviana Scattolon. Siamo veramente orgogliosi perché credo che nel nostro territorio comunale questo sia il primo negozio, supermercato, che ha esclusivamente prodotti biologici. Quindi benvengano negozi di questa tipologia, ma soprattutto gestiti da persone come Vizzolato, che ha tutta la mia stima perché fa dell'ottimo vino. Infatti il titolare del Natura Sì è Settimo Pizzolato, viticoltore che per scelta di vita da sempre produce vini da uve biologiche. Anni fa era un sogno perché creare un supermercato del bio a Villorba, a Treviso, era una cosa quasi impossibile. Ma con il negozio che abbiamo ormai tenuto da 10 anni è cresciuto sempre di più e finalmente sono arrivati i numeri per poter aprire un supermercato. Un assortimento per il neoaperto supermercato che include anche i prodotti freschi, surgelati, prodotti confezionati per intolleranze alimentari e per la prima infanzia. Non solo alimenti però, ma anche detergenti per la persona e la casa, articoli erboristici e di cosmesi naturale. Abbiamo più di 4.000 prodotti e con questi prodotti abbiamo l'ortofrutta, salumi latticini, abbiamo i vini, oli, insomma una gamma completa. Tutto quello che si può trovare nel supermercato normale l'abbiamo anche nel biologico. Natura Sì vi aspetta per sorprendervi per la qualità e per i prezzi. Sentiamo per Settimo Pizzolato due buoni motivi per mangiare biologico. Primo, perché non mangi più nessun prodotto chimico. Secondo, perché c'è la qualità. Si riscopre veramente dei sapori di una volta, sulla frutta, sulla verdura soprattutto, ma anche sulle confetture.